Non è quando arbitro fischia. Rigore quando arbitro fischia. Diceva rigore di Bosco che scompare quest'anno, povero uomo. Allora, comunque con lo Spoil che ci prova con un tiro da centro campo. Grande tiro di... Guarda cosa c'è scritto davanti. C'è già stata più emozione in questi un minuto che in tutta la partita precedente. Un minuto. Lancio però degli Anta che... Cross point mi sembra ben messa con Susan che agisce sulla sinistra. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo se... Ecco. Anta che si smarcano in avanti, provano il tiro, però, ma la, il portiere lascia stare. Lo specchio della porta. Mentre, attenzione, Giulia, che verrai colpita da una pallonata. Sta facendo un video, poi verrà messa a disposizione online sicuramente. Esatto. Possiamo dire che è la squadra di casa, insomma, quella degli organizzatori del torneo, sì, certo. E quindi sono quelli più sponsorizzati, sì, anche se di solito non tengono, non vincono mai, però vediamo quest'anno, magari hanno vinto la Coppa Prefettura l'anno scorso, ci fanno sapere dalle retrovie per i più lenti in campo, e penso che quest'anno siano sulla buona, quest'anno non c'è la Prefettura, si siano mosse più velocemente. No, ecco, finalmente palla, grande passaggio di Susan, ancora palla a Susan, ripassa precisamente, ma Sergio, allora, però nessuna conclusione in porta, però è la partita più vivace, mi sembra più vivace rispetto a quella di prima, quella sì. Di prima. Sì, sì. Allora vediamo cross point che avanza con le pettorine gialle, mi sembrano in tanti. Sempre. Provano ancora il tiro, ma fuori porta. Attenzione a non scoprirvi troppo, perché dietro eravate scoperti. Non faccio il tifo per cross point, però. Allora, terzo quarto di finale, iniziato da poco. Iniziamo, questo... il portiere degli Anta ce li ha tutti, eh. Gli Anta? Sì, molto lento, direi, nel recupero della palla nel lancio, se... Non vuole finire la partita al Golden Goal. Però il tecnico organizzatore dei Anta è ai bordi del campo. Beppe ai bordi del campo che segue la sua squadra. Perché poi, intanto perché aveva fumato, e poi perché quando tutti saranno più stanchi entrerà lui con la sua classe sopraffina. Esatto, sopraffina e a quel poi nulla da fare. Gli Anta, il lancio degli Anta. Fallo laterale sempre per gli Anta. Gli Anta che sono tutti in maglietta rossa e uno con i pantaloni rossi invece. Esatto. Per differenziarsi, diciamo che è il ribelle della squadra. È il ribelle. Sì, maglietta blu e pantaloni rossi. Che passa. Brava! Ma grande parata del portiere del Tospoi che però aveva già giocato. Che aveva già giocato al Marocco, faceva il portiere, ma anche l'attaccante ha fatto un bellissimo gol, diciamo il gol più bello che abbiamo visto finora da parte mia. Che è stato su lancio da centrocampo al volo. Ci si gioca il passaggio in semifinale. Esatto, ci si gioca il passaggio al turno. La tensione è decisamente maggiore, palla in fallo laterale per Pianta. Pianta. Abbiamo scoperto che hanno la caratteristica di avere più di 40 anni. Di avere almeno 40 anni. Qualcuno magari si dice. No, c'è qualcuno che non li ha. Dalle retrovie ci dicono che c'è uno che non ha 40 anni. E allora lo dovrebbe un fuori quota dei quarantenni, c'è un fuori quota. Un sotto quota. Grandissimo lancio! Alle fragole, alle zanzare, malissimo questo tiro. Colpisce da parte del numero 14 in palla laterale. Invece che si è indirizzata verso la porta. Rilancio del portiere. Ecco l'unico che non ha 40 anni degli Anta. No, cross point avanza, bella azione
interrotta molto bene dal difensore degli Anta che addirittura va a concludere, ma anzi, sicuramente tra un po' ci riserverà qualche acuto anche in campo. Quella è la speranza. Ci hanno provato ancora gli Anta da centrocampo, ma la palla è stirata lì a filo del palo. Eccoli, fuori. Purtroppo la palla esce e si ripare sempre sullo 0-0, sempre nel primo tempo di questo terzo quarto di finale, che doveva essere il quarto quarto di finale, ma è diventato terzo al volo. Tiro di Sergio, che è l'unico che non ha 40 anni negli Anta, e si vede fondamentalmente. Cambio, vediamo che il ormai ha smaltito le tossine del fumo. Entra Beppe, e quindi entra Beppe, che si posiziona in difesa. Per grande. Anzi, sicuramente tra un po' ci riserverà qualche acuto anche in campo. Quella è la speranza. Ci hanno provato ancora gli Anta da centrocampo, ma la palla è stirata lì a filo del palo. Eccoli, fuori. Purtroppo la palla esce e si ripare sempre sullo 0-0, sempre nel primo tempo di questo terzo quarto di finale, che doveva essere il quarto quarto di finale, ma è diventato terzo al volo. Tiro di Sergio, che è l'unico che non ha 40 anni negli Anta, e si vede fondamentalmente. Cambio, vediamo che il ormai ha smaltito le tossine del fumo. Entra Beppe, e quindi entra Beppe, che si posiziona in difesa. Per con questi controlli, perché ci si potrebbe anche far del male. Grazie, molto gentile. Ed ecco gli Anta ancora avanti. Forse fallo. No, l'arbitro fischia fallo. L'arbitro fischia, vabbè. Fallo è quando l'arbitro fischia. Esatto. Tiro in porta, ma non sbaglia la grande la porta di 2-3 metri. Susan non ce la fa più. Su in piedi, forza. Due palloni in campo, non vale, due palloni in campo, buttatene fuori uno. E si continua, fallo laterale, batte cross point. Ma gli Anta continuano il loro pressing, bravissima Susan che libera dall'area, passa in avanti, grande lancio! Appoggia! È un po' troppo, era complicato, però in effetti è stata una bella azione, bella occasione. Ha parato facilmente il portiere. Purtroppo l'attaccante di Crosspoint gioca a sinistra, ma è destro, di piede, fa un po' fatica. E allora perché non gioca a destra? Perché probabilmente c'è un altro destro dall'altra parte, che è più forte di lui. No, però ci sono diverse teorie, no? Per cui c'è il sinistro che gioca a destra e così rientra e tira. Ma non l'ha tirato di sinistra. Che è sicuramente battuta. Più adatto col calcetto. Sempre degli Anta che cercano di guadagnarsi la palla, ma scivolano tutti un po' adesso sulla palla da soli. L'arbitro ha fischiato un fallo di mano. Fallo di mano, vabbè. Arriva il nostro arbitro. Punizione. Si prepara la palla, forse bel portiere, non è mica il nostro portiere di 50 anni. Si tira, è grande la parata, la croce, tutto da fuori. Today, if you
shot. I see every space of your glory and the earth of your beauty. Your love is new every Monday and your faithfulness is never shown. For you are the great and mighty God, so greatly to be praised. Your beautiful constellation, you are the joy of the whole world. For you are the great and mighty God, so greatly to be praised. Your beautiful constellation. My Lord, you are the joy of the whole world.